4, 6, 7, 8. Ah sì, allora cominciamo subito. Padua, ci stai? Grazie, Sasi. 19esima edizione dello Sbordone League comincia in questo momento la seconda giornata del nostro 19esimo viaggio sbordoniano. Siamo in Under League e di fronte ci sono due compagini che hanno giocato benissimo e vinto la prima partita. I Golden Boys che hanno stracciato 10-0 gli Idra contro i Red Bull Bragantino che hanno vinto invece 4-0 la prima uscita. Contro i Mossos, la squadra di... Occhio! Magia di Dario Neri! Mezza sforbiciata e palla alle spalle di Stavola. Vantaggio immediato dei Red Bull Bragantino. Dopo solamente 1 minuto e 30 di gioco assistiamo alla prima rete della seconda giornata sbordoniana. Under League in questo momento due contemporanee alle ore 16 sul complesso Kennedy. Match tra Inter Navas in contemporanea con appunto Red Bull Bragantino e la conclusione di Andrea Esposito smanacciata da Stavola. Parte fortissima la squadra in maglia bianca subito a provare a prendersi la testa della classifica del girone Andel. Le formazioni che non abbiamo ancora raccontato per la rete immediata di Dario Neri con una mezza girata che non ha dato scampo a Stavola, era molto ravvicinato il tiro. E allora per la formazione in maglia bianca di Red Bull Bragantino, Paduano in porta, Iazzetta al centro, ai lati Cerullo, anzi Pellone e Rispo, centrocampo a tre con Cerullo lì in mezzo, mezzo sinistro Andre Esposito, mezzo destro Del Prete, avanti Dario Neri, a disposizione c'è Forgione. La squadra in maglia viola che oggi ha la casacca gialla. Stavola in porta. Diciamo, Stavola in porta, al centro della difesa c'è uno storico capitano, Alessio Vito, ex capitano dei Righi di Jaguar, finalista della 13esima edizione, 14esima edizione dello Sbordone League in finale contro i Corcioneros. Persero il titolo, la possibilità di alzare il titolo, gran ritorno per Vitolo dalle nostre parti. I lati ci sono Panunzio a destra e Zomato a sinistra, centrocampo a tre con Andrea Tortora, Gallotti e Di Napoli, avanti Prudente, oppure sarà un 3-2-2 con Di Napoli e Prudente un po' più centrali, vicini, e Tortora e Gallotti a centrocampo più stretti. Vediamo un po' come si posizionano i Golden. Per adesso Prudente fa l'attaccante, Di Napoli la mezzala sinistra, Gallotti il mezzo destro e Tortora nel CDC, centrocampista centrale a tutti gli effetti, leggermente davanti alla difesa, il fulcro, il perno del centrocampo dei Golden da questa stagione. Pallone nello spazio respinto dagli Azzetta, eccolo qua Andrea Tortora. Vantaggio Red Bull, questa è una sfida molto importante per il girone Under. Ci sono quattro squadre con tre punti, due sono queste qui, una è Legno Team che ha battuto l'Inter Navas, squadra del Prete da terra scivolando, poi colpisce di testa in qualche modo. Prudente, lo show di Prudente la settimana scorsa, 6 gol segnati, un rigore procurato, 2 assist servite ai compagni. Devo ancora aggiornare tutti gli assist siglati nella prima giornata. Verrà fatta questa sera questo servizio, che è abbastanza lungo. Del Prete, esce bene. Rispo centrale, ma la legge Prudente che poi tocca. Fa 1-2 con Di Napoli, Prudente sinistro, stavolta murato. Poi accena l'uscita Donadoni, rientra in porta, esce Pellone. Attacco di Neri non trovato però l'impatto del pallone, Vitolo per Amato, salgono i Golden. Bordata deviata, salta Iazzetta, Tortora mette giù, sposta il pallone, mantiene il possesso, c'è punizione. Punizione Golden, Alessio Vitolo mastica il tiro. Palla lì in mezzo dove Prudente lotta con due maglie bianche, si avvita con Forgione, non c'è fallo, si continua torto. Prova Dali Padua, due tempi, forse anche tre. Pressione sul pallone dato a Rispo,
lancio di Tortora alto, palla che cade al limite dell'area con Gallotti che prova di testa all'indietro. Padoan, mani piedi direttamente in porta, occhio a Stavola, la palla che scheggia la traversa. La scorsa settimana Mirko ha fatto rimbalzare un pallone nell'area piccola terminando sul palo, questa volta ha scheggiato la traversa. Gallotti prova a superare ma non riesce Cirullo, poi Forgione, c'è la deviazione, rispe con Mancino di là lungo Esposito, riesce a passare sfondando su Panunzio e Gallotti, poi dentro morbida Vitolo salta, si coordina Neri che poi quasi va a recuperare il pallone sul passaggio di Stavola un po' corto, prova a distendersi ora la squadra in maglia in casacca gialla con Di Napoli, buono nello spunto, il tocco di Gallotti dentro per Prudente che mette giù col sinistro, punta il suo avversario, prova l'elastico, passa, poi Paduano sul pallone, preciso. Prudente, morbida, primo palo, anzi mezzo, Iazzetta svetta, si coordina Panunzio, la palla arriva a Del Prete che in due tocchi la fa salire su, Dario Neri contro Vitolo che scivola, poi gran recupero di Panunzio. Batte Forgione, prende la mira, mamma mia, Del Prete aveva pescato l'angolino, ha salvato Vitolo. Siamo abbastanza lontani dalla porta, ma Cirullo prova lo stesso, la palla viene respinta altissima, ti assicuro che è una meteora, doveva svettarla Iazzetta. Tortora cerca un pallone nel varco di mezzo, ma è impreciso, Padu. Con le mani il portiere dei Red Bull Bragantino, squadra che fino all'anno scorso, anzi fino a un'edizione fa che si chiamava Germania, poi l'edizione prima erano sempre Red Bull in Titanium League, edizione 17, quella interrotta, capitanata da Marco Lanza che in questa stagione è passato alla Zemallandia, c'è stato probabilmente un bisticcio con qualcuno del gruppo in maglia bianca, la fascia di capitano è passata ad Andrea Esposito, qui il triangolo con Panunzio che ha il pallone sul destro, lo mette sul secondo palo, eccolo Andrea, allontana. Dario Neri prova a correre alle spalle di Panunzio, lì in mezzo arriva Cirullo, piattone, Stavola. Ancora Neri che recupera al limite dell'aria, il tocco dentro l'aria, Stavola salva. Tentativo numero 3 di pericolosità per la squadra in maglia bianca che ora va a svettare di testa in aria con Dario Neri, palla sul fondo, attaccano però i Red Bull e in questo momento sono più pericolosi dei loro avversari, occhio ai Golden, Gallotti non trova Prudente. Tortora, scivolata sul pallone da parte di Esposito, attenzione, recupero, doppio passo di Neri che punta, Vitolo sinistro, deviazione dell'ex capitano dei Righi di Giacomo in corner. E vedi se questo lo metto, per il reel della settimana prossima. Vediamo, calcio d'angolo, ci avevano... È stato confermato che Padu la settimana passata era passato per il San Rocco, si aspettava che lo sbordone League era ancora lì e quindi facendo tardi anche oggi. Occhio al sinistro e palla in rete, ancora Dario Neri fa 2-0, ancora in mischia, stavolta però controllo e sinistro raso, 2-0 Red Bull. Per chi volesse ancora sentire l'avventura del Padu, anche oggi ha fatto tardi, sghignazza con la... Anche oggi ha fatto tardi, quindi abbiamo chiesto se era passato per l'Avion questa settimana. 2-0 Red Bull, di certo non brillantissimi Golden come contro gli Idra, l'avversario ovviamente è di un'altra caratura. Vediamo se prova ad accendersi Prudente, che allarga Di Napoli, destro, Paduano, fa una grandissima parata. Prudente, tocca corto, Gallotti arriva nel prete. Batte Panunzio, Amato va a saltare, porta i suoi centimetri, colpo di testa di Rispo, che lui è abbastanza alto, Padu va a mani piedi, perché Dario Neri prova a fare il reparto da solo lì davanti, stavolta l'aggancio era difficilissimo, non riesce, salta Di Napoli e poi la palla arriva a Paduano.
cambio nei gol rispetto alla prima. Oggi è tornato Dini, non c'è Francesco Nacci, non c'è Valerio Varriale, sostituito da Vitolo in questo match. I Red Bull invece dovrebbero essere identici alla settimana scorsa, no, manca Iazzetta, manca Carlo Iazzetta. A suo posto Del Prete, e allora il pallone di là di Tortora per Amato, che ha un controllo disastroso, e allora Del Prete vuole accelerare ma c'è il cambio. Allora rientra Pellone, che ha dei numeri spaventosi allo sbordone cap, eh? Lui che tantissimi anni fa, stiamo parlando almeno di 8 anni fa, non ha quello sbordone cap, calcio a 5. Pellone, tu eri il bomberone dello sbordone cap? Eh sì, era lui. Bomba che Dario Neri controlla in area di rigore, gira. Calcio d'angolo. Ma quanti anni avevi? 12-13 anni sbordone cap, Pellone, mamma mia. Primo liceo, parte il cross. Quindi 14 anni, però non esagerare. Colpo di testa di Rispo, Panunzio di testa, al volo Forgione, diventa allora interessante. Stavo la raccoglie, poi va a mani piedi, controlla così, prudente. Poi Ruleta e poi 1-2 con Gallotti. Poi dentro col mancino, tagliato ma... Pellone resiste anche all'urto e sale, poi si appoggia in Del Prete, arriva Panunzio, rimettere in avanti, poi Rispo e poi Forgione, lungo l'out sinistro. Forgione che ha giocato molto bene la prima uscita all'esordio da noi. Amato con le mani, palla per Tortora 1-2, controlla Enzo, va sul sinistro, forse non c'è fuoco. Spizzata e poi Esposito, forse abbatte Paluzio, c'è un rinvio, palla ancora fuori. Se mi chiedi la tesi mi prendo anche la seconda laurea, di no, me la vuoi chiedere per me? Ti prego, io non c'ho proprio il tempo, vediamo come va a finire. Amato la tiene in campo, Del Prete la ruba, poi c'è un contatto, Del Prete, bomba! Panunzio, anzi Vitolo, allunga, prudente, poi Rispo in qualche modo, male comunque, ride lui, poi la tiene in campo, e poi fa tunnel, peccato che la visuale è un po' alta, allora il tocco è per Andrea Esposito, che finta il destro, va sul sinistro, fuori di nulla. Calcio d'angolo, si alza il vento ai Kennedy, comunque c'è una ventina, ci sono una ventina di gradi, occhio Rispo e Gallotti che spinge, funziona. Mi raccomando, alle 18 ci sarà il Napoli, per chi vuole vedersi il Napoli va a casa, perché qua non si vede la partita. L'hanno ancora, si sono ancora organizzati ai Kennedy per mettere la partita del Napoli. Quest'anno ci saranno tanti impegni di domenica del Napoli. Prudente, palo e poi sinistro, 2-1, riapre il match Prudente. Occhio che si accende. Dai. 2-1, prova ad accendersi Checco Prudente, prova la reazione, formazione dei Golden Boys, 2 su Dario Neri, Vitolo, pietone di Neri, colpo di testa di Prudente, deviazione del Prete, sarà calcio d'angolo, corta di Napoli, Prudente, finta, sinistro che gira ma non troppo. Padu, corta, Zetta, Gallotti mette fuori, le mani di Pellone che porta il pallone sul piede di Dario Neri, un po' bracciato da Amato, Dario Neri prova a scappare, mette dentro, palla fuori, Panunzio di testa, poi Esposito si coordina, perde l'attimo, Del Prete mancino, fuori. Amato porta la sfera Prudente, che punta tre avversari e le passa in mezzo. Poi tacco, Amato, di nuovo largo di Napoli. Amato, anzi Prudente, 1-2, scambia ripetizione, Prudente, la porta un po' di sola. Non c'è fallo, poi Forgione prova a ripartire, ma la rivediamo. Nel caso quest'altra azione diventi ancora più pericolosa. Forgione, mezzo esterno, ma Tortora si possessa di nuovo il pallone. Poi di qua, occhio che il vento fermerà questo pallone. Dalle parti di Pru.
mette giù attaccato a Rispo, Gallotti, Rispo va a combattere, Gallotti fa il giro dei due avversari, bene, Panunzio, triangolo, giocano bene ora i Golden, mezzo esterno per Dini, Diazzetta in estirata, mette in rimessa laterale, per calcio d'angolo, battuto sul primo, Gallotti dietro, pellone, Forgione allontano, poi qualcosa succede, secondo me fallo di Vitolo, perché all'inizio la danno procurato, anzi un po' la leggera trattenuta, poi cadendo ha procurato il danno all'avversario di punizione. Andrea Esposito prova incrocio dei pali pieno, mamma mia, incrocio dei pali pieno di Andrea Esposito, poi prova col destro Panunzio, alta, che incrocio ha preso Esposito, lancio lungo, piedone di Amato, Panunzio allunga, abbastanza pericoloso l'intervento di Ferullo, infatti punizione, però qua c'era un fallo dopo, Esposito, fallo prima, vediamo un po', pellone centrale, Dario Neri, Vitolo in qualche modo, occhio che stanno alzando un po' le gambe i 16 giocatori in campo, qualche intervento un po' ballerino, qualche piruettata, intanto Neri, tacco a smarcare Del Prete, destro, fuori, occhio al pallone verso Gallotti, Paduano esce, palla e sarà forse anche fondo mi sa, perché l'ultimo rimpallo è su Gallotti. Andrea, metti avanti, Dario viene incontro, galleggia sulla linea laterale, prova ad entrare in area, a fondo si allunga troppo, Stavola può rimettere pallone in gioco per i suoi, minuto alla fine del primo tempo, palla lunga, occhio a Di Napoli, occhio perché si abbattono da soli, porta vuota e Gallotti pareggia i conti, fa 2-2, ma occhio a quello scontro terribile paduano, Rispo credo, no, è Pellone, Paduano l'ha ammazzato, primo tempo. Bello. Cambia il parziale, siamo 2-2, parte la conclusione di Del Prete, deviato dal direttore di gara, ma tutto fermo, primo tempo, finisce 2-2, una bella partita perché Red Bull ha iniziato in vantaggio 2-0, poi reazione contro. Ci prova a giro di Napoli, comincia la ripresa tra Golden Boys e Red Bull Bragantino, 2-2 il risultato, erano partiti forti, ragazzi maglia bianca, doppietta di Neri, 2-0, poi reazione Golden Boys, pasticcio, Paduano Rispo, anzi Paduano Pellone, pareggio con Gallotti, dopo il gol di Prudente, parziale 2-2 in questo momento, altri 25 minuti, partita che vale la seconda giornata dell'Under League, 19esima edizione dello Sbordone League. A seguire New Team Idra, sempre in under. Poi ci sarà la pausa delle ore 18 del Napoli e alle 20 cominceranno i match di Major League ed Elite League. Alle ore 20, 21, 22. Tripletta di partite alle ore 21 con tre match in contemporanea. Due alle ore 20. E 2 alle ore 22. Questo è il nostro programma, 10 match in questa domenica. Pellone. Angolina verso Dario Neri, parte il pallone e stira da Vitolo. Pellone cross, secondo palo, Neri la alza. Gallotti, Neri, Gallotti allontana. Pellone, Amato, Vitolo, occhio ai Golden, sale l'ex capitano dei Rigidi, poi palla dentro sul secondo, Pellone la domestica, poi la rimette dentro col sinistro, Pellone, sistema sul petto di Cerullo, occhio a questo errore, Paduano su Gallotti, deve chiudere tutto, poi secondo me ginocchio è rimasto G portiere.
traversa scheggiata da Andrea Esposito. C'è un tentativo a sorpresa proveniente da lì. Andrea Esposito con le mani, palla verso Dario, poi destro, tutto fermo, c'è fallo, in attacco? Fuori gioco? Fuori gioco, dice il direttore di gara, fuori gioco. E allora c'era l'ascia chiamato da qualcuno dei giocatori in maglia bianca, quindi no, fuori gioco, Panunzio, Ungolini, recupera, Borgione, per un attimo. E allora si va con le mani, ma non riesce a controllare, no, pizzicato Rispo, quindi rimessa. Un pizzico. Ma tu ti sei perso la pallonata? No, mi sono divertito anche tanto. No, l'hai vista? Mamma mia, bellissimo. C'è fallo su di Napoli, tirato la maglietta a pallone. Rispo, intervento e scivolata, fallo di Prudente che va a chiedere scusa. Allora, giallo per Prudente del Prete. Sempre dato il risultato. Palla per Andrea Esposito, che prova con l'interno piede a girare sul secondo palo, lungo. Lancio di Stavola. Il ritmo della partita è calato in questa ripresa. Le due squadre ora iniziano a temersi un po' di più rispetto ai primi 25 minuti dove hanno giocato a viso aperto. Adesso c'è un po' più di calma e organizzazione, nessuna delle squadre vuole prendere gol pesanti, occhio a pallone. C'è il gioco del Prete, si alza un po' di vento mentre Cerullo va di qua, Rispo, un po' di campo, non lo prende. Palla lunga alle spalle di Amato che devia, angolo. L'hanno chiamato solo mentre il Prete la tocca. Tortora lotta contro due. Sale, la porta su. Vada di Napoli, si distendono i golden. Il tocco è di sinistro. Rispo due volte. Giganteggia al limite dell'aria. Sale, non c'è fallo. Panunzio riprende lui il pallone. Tacco di Prudente, la ritrova. Cerullo che sale, la porta a Forgione. Tocco d'esterno, recupera Vitolo. La porta su Alessio, tocco impreciso. Padono corta. Rispo col piattone. Panunzio, Forgione contrastano, colpo di testa, piccolo mano di Esposito. Del Prete, sposta il pallone destro-sinistro, poi va da Forgione, Andrea Esposito, segue il movimento Forgione, poi Vitolo intercetta leggendo tutto e sale col piattone alle parti di Prudente, 1-2, buona combinazione, poi Vitolo deve ritornare dietro, Panunzio alza, fallo. Prudente, piede di Azzetta, palla che torna alle parti di Stavola. Provano a salire Golden, adesso sono un po' schiacciati Red Bull, prova la pressione del Prete ma è da solo. Panunzio sale, va col piattone, deviazione di Rispo. Esposito, in avanti, troppo morbida. Vitolo la porta di nuovo a Di Napoli. Poi l'1-2 e poi del Prete, ma c'è fallo prima. Amato, c'è la deviazione del Prete, ancora Amato, poi Cerullo, il Prete dietro, Iazzetta, Rispo, col mancino, in avanti, Amato chiude, poi la palla è alta, Rispo la mette giù, punta Tortora che mette il piede, va da Di Napoli che poi sposta il pallone improvvisamente, prova a correre ancora Di Napoli, ci sono due falli di Andrea Esposito. Di Napoli dietro, tutto chiuso, Vitolo Amato, poi Tortora, recuperano i Red Bull. Si gioca lì, in quel fazzoletto di campo. Pallone prova ad accelerare e uscire. Se ne va Pallone, grande accelerazione. Sinistro, deviazione di Vitolo.
Borgione, morbida. Vitolo controlla la zona. Le mani di Amato. Palla che scorre, Di Napoli in qualche modo la ritrova. Mentre passeggia Gaetano Portolano a bordo campo, il lancio di Vito. Crispo la muove là, la alza, palleggio, poi tentativo di Forgione. Parata di Stavola. Possesso Golden, Amato, lungo linea, Gallotti la muove, viene chiuso. Pellone, Piazzetta. Tocco di qua, Forgione. Preso di lui, deve scappare. Poi ancora Iazzetta. Ci sono più spazi, le squadre sono bloccate. Allora Iazzetta prova! La palla passa alle spalle di Stavola. Ma che è successo? Pesca il jolly Iazzetta dal nulla. Fa 3-2, vantaggio Red Bull. Colpo di scena. Qualcuno ha velato, non ho capito se Vitolo, Tortora, Stavola immobile, pasticcio Golden Boys che si trovano sotto clamorosamente. Gol del centrale della difesa di Red Bull, Iazzetta di Napoli, numero, poi c'è fallo. Di Napoli, prova la palla che rimane lì, sulla linea clamoroso. Incredibile. Enzo è nettamente in linea, non è mai entrata questa palla. Clamoroso, stavano facendo un pasticcio da ambo i lati, ma Paduano è più fortunato di Stavola, palo clamoroso. Forgione, si rinfiamma nuovamente il match. Chiude Forgione su Tortora, un po' con le cattive. Allora Amato con le mani, tante maglie lì, col fazzoletto di campo, con la destra affollatissima, non c'è fallo, si continua. Piede di Vitolo, Dario Neri va giù, punizione. Vediamo, Rispo, è corta la giocata, malinteso totale. Allora Di Napoli la ruba, la palla esce fuori, l'ultimo tocco e Bianco. Provano a uscire a destra i Golden Boys, ma Panunzio si distrae. Di nuovo con le mani Red Bull, Esposito, tacco, Cerullo si gira. Poi morbida Rispo, lì in mezzo, salta Vitolo. Poi Amato così e così, tripla deviazione, la rimessa è per Tortora. Di Napoli. Cerullo la trova, fallo di Napoli. Saltato secco prudente da Rispo, che prova ad affondare il colpo, passa Rispo, poi la maglia e viene tirata da Panunzio. Non c'è fallo. Tocco di Vitolo, 1-2 con Di Napoli. Prova a salire Alessio Vitolo, palla verso prudente. La punta del piede, Iazzetta prima lo segna e poi lo salva. Sale in cattedra la centrale di Red Bull. Le mani di Prudente, allora sale Enzo Amato. Corta 1-2. Prudente la trova, poi prova il tunnel, c'è punizione. Vediamo se Prudente pesca il jolly col mancino sul piede di Forgione. Di nuovo calcio d'angolo per i Golden Boys, sotto di uno, Di Napoli in aria, ancora Rispo, già battuto, attacco di Prudente, suola di Di Napoli, sinistro e mezzo, Gallotti di testa fa la sponda per Tortora che si coordina, la palla improvvisamente sale, Paduano la leva da tutti e poi conquista anche una rimessa laterale preziosa. Le mani di Forgione. Sale Esposito, la porta su, quasi cade, poi c'è una mano di Amato, si continua, Stavola miracolo su Dario Neri. Vediamo con le mani Rispo, catapulta sul secondo palo e poi al volo in mezza girata Forgione, Stavola raccoglie. Tortora cambia tutto, la ruba Pellone su quel lato. Salta secco di Napoli, ancora Pellone, secondo palo lungo per tutti. Pellone va a recuperare questo pallone vagante, Rispo,
col mancino, disegna di là, Pallonzi da un calcio al pallone, male, destro deviato, palla in area di rigore, Amato perde la bussola di il radar di Forgione, che poi lo punta e cerca il pallone sul secondo, Panunzio di testa. Con le mani Esposito, salta Tortora. Cross di Esposito, mette fuori Amato. Prudente, allarga Gallotti, che riesce a tenere il pallone in campo, anche la seconda volta, rimessa. Le mani di Gallotti, si coordina di Napoli, aggancia, non tira al volo, poi Rispo, inghia, Forgione, riparte. Punta la difesa avversaria, c'è il tocco di Vitolo, punizione. Cacciatario Neri, l'idea è calciare forte sul primo palo. Secondo invece, vediamo. Primo è coperto. Dario, prova, Murato, barriera piena. Il tempo stringe. 3-2 per i Red Bull. Palla dentro, colpo di testa. Sì, perché mancano praticamente 2 minuti alla fine, proprio precisi, 120 secondi da questo momento. Il 3-2 è il risultato. Paduano attaccato, deve allargare. Poi Andrea centrale, Iazzetta colpisce in pieno il direttore di gara e sono due. Ci ha steso in due Iazzetta oggi. Attenzione. E prima io, poi tu, Marco. Mamma. Allora si riprende dal fondo per Padu, ripristinate le condizioni di Oso Romeo, non lo so, vediamo, può essere che sviene da un momento all'altro. E allora il tocco di Neri, centrale, si coordina Esposito, tiraccio, raccolto da Stavola, 60 secondi chiamati da direttore di gara, ma Stavola, cestina, un'occasionissimo, possesso perso, palla appesa. Allora, calcio di Napoli, palla alta. E termina! 3-2 i Red Bull Bragantino piegano i Golden Boys alla seconda giornata in Under League, vanno a 6 punti, rimangono a 3 i Golden. Bella partita. E allora si consuma il primo match di questa seconda giornata in Under League, Red Bull piegano 3-2 i Golden. Partiamo prima da Stavola, vieni più qua, Stavola, che è successo? I tuoi Golden avevano ripreso la partita, partiti un po' col freno tirato, 0-2, poi 2-2 e poi quel pasticcio, però nella ripresa non si è trovato il gol. I Golden? Forse eravamo stanchi perché non avevamo il cambio, poi gli avversari prestavano molto, abbiamo fatto una... Era un testa a testa, sì, questo era il primo testa a testa in Under, andate a meno 3, si può ancora, la strada è lunga, credete ancora nel titolo, qual è il vostro obiettivo? Il nostro obiettivo è entrare almeno in Champions. Quindi le prime 4. Yes. Liberiamo Stavola, Iazzetta, mentre tutti quanti, no, ci aspettavamo il super gol, il tiro al giro di qualcuno, la skills, il dribbling, la rovesciata. Ti presenti 2-2, era tutto fermo, destro si infila alle spalle di Stavola, vittoria e 3 punti a casa. Sì. E quindi trovi Peschi il Jolly, che vale 3 punti e che porta la tua squadra in testa al girone Under, 6 punti in 2 partite, Iazzetta. Sì, gol devo dire la verità molto fortunato perché non sapevo che fare, la girata mi è andata bene. Le aspettative di questa partita erano davvero basse perché non c'era Carlo, non c'era nessuno, abbiamo rimediato gli ultimi verso le 2:30, un'ora prima della partita, quindi... Però vabbè, eravate praticamente gli stessi, un paio di cambi del prete lì in mezzo che corre sempre. Sì. Che fanno questi Red Bull? Si spera di vincere, giustamente, di arrivare primi. Primi? Però anche la Champions ci accontentiamo. E allora, vedremo se il cammino di Red Bull continuerà con questo ritmo di punti. Vabbè. Complimenti a Iazzetta, una dedica per il gol, me la fai? A mio fratello che è a casa. Bravo.